Bentornati allo spazio di comunicazione politica di Super J dedicato alle prossime elezioni amministrative. Ricordiamo ancora una volta che Super J ha redatto 27 spazi di comunicazione politica, dei quali 21 riservati a Teramo e 6 a Montorio Alvomano. Hanno una durata di circa 40 minuti cada uno e sono riservati a tutti i candidati sindaco o a rappresentanti delle liste collegate, ai quali viene garantita la parità di accesso nel pieno rispetto delle vigenti normative e del nostro codice di autoregolamentazione, che è disponibile ed è da tutti consultabile. Per questo spazio sono presenti in studio Gianguido D'Alberto, candidato sindaco di Insieme Possiamo. Benvenuto D'Alberto. Ciao a tutti. Mauro Di Dalmazio, candidato sindaco di Fare Grande Teramo, benvenuto anche a lei Di Dalmazio. Le regole le conoscete, le conoscono anche i nostri telespettatori. Vi ricordo ancora una volta che abbiamo la nostra lavagna dove, se vorrete, alla fine potrete lasciare un vostro pensiero. Avrete 2 minuti di tempo per rispondere alle domande, che saranno ovviamente uguali per tutti e due. Iniziamo con la prima domanda. Risponde per primo Gianguido D'Alberto. La decisione del Comune di Teramo per la redazione e la pubblicazione di un bando sulla gestione dei parcheggi ha provocato molti malumori, soprattutto nei sindacati, ovviamente nei lavoratori della Tercop. Cosa ne pensate, D'Alberto? È una vicenda delicatissima ed è una delle eredità più pesanti che ha lasciato la precedente amministrazione, che non ha risolto una questione fondamentale sia sotto il profilo della gestione dei parcheggi, ma una questione fondamentale anche sotto l'aspetto sociale, perché investe l'occupazione di numerosi dipendenti di una cooperativa sociale. Noi abbiamo sempre indicato una linea su questa vicenda, che la regolarizzazione, che comunque è necessaria, della gestione dei parcheggi, abbiamo sempre puntato sul profilo sociale, cioè mantenere un impianto di carattere sociale piuttosto che un impianto che rispondesse a esigenze economico-finanziarie, e quindi abbiamo sempre chiesto che la regolarizzazione avvenisse innanzitutto in favore di cooperative di carattere sociale con delle riserve per lavoratori, cooperative di lavoratori in difficoltà, e soprattutto con la conservazione dei posti di lavoro. Qui la richiesta che è stata fatta nel corso di questi anni, sia in Consiglio Comunale, anche nelle ultime battute, nel manifestare la solidarietà alla Tercop e ai suoi lavoratori, non è ovviamente quella di chiedere al commissario di favorire una cooperativa piuttosto che un'altra, ma è quella di creare delle condizioni affinché tutti possano partecipare, la Tercop compresa, perché la discussione, il tema era legato al fatturato che è previsto all'interno di questo bando, un fatturato particolarmente elevato sotto l'aspetto globale, che rischia appunto di non consentire alla cooperativa di partecipare, con il rischio appunto di far perdere gran parte dei posti di lavoro ai dipendenti. Su questo ci sarà a breve un incontro nel quale cercheremo di comprendere meglio la situazione e faremo sicuramente sentire la nostra voce, ovviamente nel rispetto della legge, ma soprattutto a tutela dei lavoratori. Di Dalmazio, il suo pensiero su questa vicenda, la vicenda del bando per i parcheggi a pagamento? La politica e l'amministrazione in questo caso devono affrontare le questioni in maniera assolutamente complessiva e valutare tutte le esigenze che ci stanno. Partiamo da un dato: il bando è un fatto. Rispetto a questo bando ovviamente bisogna valutare tutta la possibilità di garantire la partecipazione affinché tutti possano concorrere, tutte le cooperative possano concorrere, tutte le società possano concorrere in maniera che non ci siano esclusioni di partecipazione. Il vero problema è garantire il livello sociale dei lavoratori della Tercop, e rispetto a questo io ritengo che qui debba intervenire la politica, al di là di quelle che sono le strettoie di scelte tecnico-amministrative che devono rispondere poi a parametri di legge, per individuare delle soluzioni che siano in grado di ammortizzare quel problema, e cioè di trovare delle vie che garantiscano il mantenimento di quel livello sociale di occupazione. Se noi focalizziamo l'obiettivo esclusivamente sull'aspetto tecnico-amministrativo, probabilmente all'interno di strettoie burocratiche e normative la soluzione non si trova. Quindi va fatto un discorso più ampio e va visto come in ogni caso quei livelli di occupazione possono essere garantiti, anche immaginando altre soluzioni diverse da quello che è stato
fino adesso l'obiettivo di lavoro di quella cooperativa. Noi ascolteremo in questa campagna elettorale, perché siamo stati convocati tutti, le posizioni di tutti, evidentemente avremo una nostra idea e poi quando sarà il momento di fare le scelte, essendo amministratori ed essendo nella pienezza dei poteri di amministrazione, evidentemente quelle scelte andranno fatte, ma ripeto, con una valutazione complessiva, perché il rischio che io vedo è che ci si vada a infilare in una strettoia burocratica, amministrativa, legale, che poi non lasci spazio a misure di tutela e di salvaguardia di quella dimensione occupazionale. E andiamo alla prima domanda dei cittadini teramani ai candidati ospiti in questa trasmissione. Ascoltiamo. Una domanda ai candidati sindaci: cosa pensano di dare come risposta ai cittadini per quello che riguarda le aree verdi, soprattutto nella frazione di San Nicolò e nelle frazioni limitrofe? Risponde il candidato di Dalmazio per primo. Se si parla di tutela delle aree verdi e quindi di manutenzione sostanzialmente delle aree verdi, se era questo il senso della domanda, noi dobbiamo uscire fuori da una logica che è una logica per cui gli interventi, o attraverso la TEAM o attraverso gli altri interventi, sono interventi spesse volte fuori da una logica di programmazione e di intervento. Noi dobbiamo immaginare che i soldi per le aree verdi, che sono a bilancio, unitamente ai soldi della manutenzione, vengano impiegati, noi lo abbiamo scritto, in maniera organica, per zone omogenee, secondo piani ben programmati e contrattualizzati anche attraverso affidamenti esterni, in maniera tale che non ci sia più arbitrarietà negli interventi, che non si vada per ragioni di amicizia con il consigliere o con il funzionario, ma che si vada in base ad una logica programmata per fare quelle manutenzioni, dal decespugliamento alla cura del verde, che sono essenziali per garantire il decoro urbano. Quindi lì si dovrà intervenire in maniera puntuale, noi lo abbiamo indicato. Poi c'è un altro tema, c'è invece il tema di mettere in connessione come elemento di valorizzazione tutte le aree verdi che abbiamo nel nostro tessuto urbano, che sia San Nicolò, che sia il centro storico, che sia le aree verdi tradizionali di tutta la nostra città. Se vogliamo dare un'impronta sulla qualità della vita, partendo da quella che è una caratterizzazione che oggi abbiamo ambientale a partire dai parchi lungo fiume, dobbiamo fare in modo che quelle aree verdi siano fruibili, siano assolutamente gestibili e siano soprattutto, come dire, un valore che caratterizzi l'offerta rispetto alla qualità della vita. Anche qualche secondo in tempo, se lo vuole utilizzare. Quella lì è una... Sì, dicevo, spiego ancora meglio quello che abbiamo detto sulle manutenzioni. Secondi. Cioè affidare per zone omogenee, sulla base di piani programmati e contrattualizzati, gli interventi da fare, mettendo a sistema le risorse del comune, senza più interventi ritardati o anticipati, in virtù di logiche che non hanno nulla a che fare con la programmazione. Candidato Alberto. Sì, su questa linea sarò... cercherò di essere ancora più diretto, nel senso, in primo luogo va approvato un regolamento sul verde pubblico di carattere generale che il Comune di Teramo non ha, e poi è fondamentale che ci sia una programmazione, una pianificazione puntuale che consenta di coprire periodicamente tutto il territorio del centro e delle frazioni, perché il problema di questi anni è stato proprio legato a questo, cioè che gli interventi sono stati tutti disorganici, interventi spot legati spesso purtroppo anche a fini elettoralistici o legati al singolo consigliere, e questo è assolutamente intollerabile e inaccettabile. Le frazioni vivono una specificità ancora più grande sul piano della grave e della carenza di manutenzione del verde. Il cittadino faceva proprio riferimento alla frazione di San Nicolò a Tordino, dove veramente ci sono delle aree, delle zone che sono completamente prive di cura, ma non è solo San Nicolò, tantissime altre frazioni che sono prive di parchi. Noi abbiamo delle aree verdi assolutamente non curate, ma abbiamo dei parchi totalmente assenti in molte frazioni. Se pensiamo che a San Nicolò a Tordino abbiamo un piccolo parco che deve servire una frazione su cui insistono 8.000 cittadini tra tutte le zone e le aree limitrofe, questo è assolutamente inaccettabile. Poi esistono i grandi parchi, le grandi aree verdi, chiamiamole così se vogliamo semplificare, che hanno una funzione invece di altro profilo. Penso alla villa comunale, che va assolutamente riqualificata e alla quale va dato un valore
valore centrale di parco urbano e di polmone verde del centro storico e poi la straordinaria risorsa del parco fluviale, che costituisce una risorsa unica per la città di Teramo, la cui manutenzione e la cui cura costituiscono uno dei punti fondamentali del nostro programma, ma anche uno dei punti fondamentali di rilancio della città sotto il profilo della qualità della vita. E adesso parliamo di commercio, in particolare dei commercianti del centro storico di Teramo, che si sentono da almeno 10 anni sempre più lontani dalle scelte operate in più fasi dalla politica cittadina. Hanno ragione oppure hanno torto? Inizia il candidato D'Alberto. Hanno ragione tutti i commercianti, non solo quelli del centro storico, ma tutti i commercianti del comune di Teramo per la difficoltà che stanno vivendo per una serie di ragioni, perché non esiste ovviamente un commercio di serie A e un commercio di serie B. In primo luogo, anche in questo caso, ma come in tutti i settori dell'amministrazione, manca assolutamente una pianificazione, cioè il Comune di Teramo non ha un piano urbano del commercio che sia aggiornato, l'ultimo è addirittura del 1999, non si può programmare, non si può pianificare un'attività commerciale se non c'è un piano organico che metta a sistema il commercio cittadino del centro storico delle frazioni, ad esempio con la sopravvenuta esistenza del centro commerciale. Questo è intollerabile e questa è una grande colpa di chi ci ha amministrato negli ultimi 10 o 15 anni. La pressione fiscale in questi anni è cresciuta in modo significativo, in particolare per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, che è stata particolarmente invasiva sulle attività commerciali, ma quello che è venuto meno credo che sia stato proprio un rapporto costante, partecipativo, di fiducia tra le istituzioni, la politica e i commercianti. Noi abbiamo come obiettivo quello di costituire un tavolo permanente, una commissione permanente che riesca a tenere insieme tutti i rappresentanti del commercio, le istituzioni, la politica, affinché le scelte siano definite e decise in modo condiviso e partecipato, e affinché siano risolte delle questioni che sono gravissime, una su tutte i danni straordinari che hanno subito le attività commerciali del centro storico per le lungaggini dei lavori del corso. Questa è una delle più gravi eredità che ci ha lasciato la precedente amministrazione, che grida vendetta, e noi saremo molto fermi affinché la prossima amministrazione possa creare i presupposti per un ristoro reale per tutti i danni che hanno subito i commercianti di quell'area. Di Dalmazio. Il commercio è una questione complessa perché vive un problema sia di carattere generale, congiunturale, cioè la crisi economica, sia per le ragioni particolari che hanno investito la nostra città a partire dal terremoto e anche a partire da una crisi particolare. Va affrontato in maniera globale, non va affrontato con interventi spot, non va affrontato in maniera estemporanea. Il commercio non può prescindere innanzitutto da una riqualificazione urbana che parta dal decoro e dall'attrattività delle zone urbane, a maggior ragione se si trovano nel centro storico e dovrebbe rappresentare il salotto della città. Quindi questa è la prima cosa, deve essere attrattivo il centro storico, deve essere attrattiva la città. Devono essere operate delle logiche di defiscalizzazione laddove possibile per aiutare il commercio alla ripresa. Deve essere incentivato il commercio anche attraverso l'introduzione delle misure. Noi abbiamo proposto come consiglio regionale un provvedimento normativo che, tra virgolette, legandosi alle misure di ripresa del terremoto può essere utilizzata, cioè la cedolare secca anche per gli immobili ad uso produttivo e commerciale, quindi incentivando una ripresa in questo senso. Occorrono misure strutturali, riqualificare le zone, riqualificazione urbana, vitalità e attrattività, perché è vero tutto ciò che possiamo dire sulla crisi, ma è vero anche che quando ci sono state delle attività che hanno dato vitalità non soltanto al centro storico ma a tutte le aree, il commercio ha beneficiato di quella vitalità, e mi riferisco a stagioni in cui venivano persone a Teramo per gli eventi o per le iniziative che c'erano. Da qui bisogna partire tenendo conto, ripeto, che va riqualificato l'intero comparto commerciale anche attraverso misure puntuali di defiscalizzazione laddove possibile. In Abruzzo, a Teramo purtroppo in particolare, siamo
malati di ludopatia. E questo è un dato che deriva proprio da uno studio realizzato proprio a livello nazionale. Ci sono idee concrete ed immediatamente applicabili per debellare quello che è stato definito uno dei mali del momento? Comincia a rispondere il candidato sindaco di Dalmazio. No, non credo che ci sia la bacchetta magica per problemi che hanno un'origine anche di carattere patologico, anche di carattere medico, anche di carattere quindi psicologico, che quindi vanno affrontati con tutta la delicatezza del caso, anche con tutta la specificità di ogni singolo caso, come ogni dipendenza, come ogni patologia di dipendenza, per cui sarebbe superficiale da parte della politica pensare di dover dare delle risposte su un problema che investe oggettivamente le esistenze e delle persone e le trasforma in veri e propri drammi, perché stiamo parlando di patologie di dipendenze. Ciò che si può fare e che può fare un'amministrazione è quello di creare un rapporto formativo educativo a partire dalle scuole. Questo riguarda sia questi fenomeni, sia ad esempio altri fenomeni, quali quello del bullismo, che è un altro fenomeno molto, molto accentuato, seppur di carattere diverso. Quindi partire dall'informazione, dalla formazione e soprattutto dalla creazione di centri di ascolto, ma importante, dalla diversificazione delle opportunità che possono esserci. Io sono sempre più convinto che una città che sia culturalmente viva, che sia culturalmente attenta, che sia una città culturalmente stimolante da un punto di vista complessivo determini una possibilità minore che ci siano deviazioni e degenerazioni verso altre patologie, ma questo può essere solamente la creazione da parte della politica di un contesto, cioè di condizioni favorevoli, di un vivere bene che possa in qualche maniera alleviare la tendenza alla patologia. Ma pensare che su questo profilo, oltre a misure di deterrenza che possono essere introdotte, pensare che ci sia la bacchetta magica oggettivamente sarebbe superficiale e sbagliato da parte della politica rispetto a un problema così grave. Candidato sindaco Gianguido D'Alberto. Sì, ovviamente le ragioni di un fenomeno sono molto, molto profonde, sono, come è stato detto, soggettive, ma molto dipendono da un carattere oggettivo e dal contesto nel quale si vive. Quindi è chiaro che anche l'aspetto della crisi, della difficoltà incidono. Però su questo io penso che la politica, per lo spazio che le è riservato, debba fare e possa fare molto, ovviamente in termini di deterrenza, senza ombra di dubbio, di controllo e di verifica appunto delle attività che vengono svolte sul territorio. Questo vale a tutti i livelli, perché non è solo un problema di livello comunale. Di recente mi risulta peraltro che il commissario abbia approvato un regolamento per introdurre una serie di azioni contro la ludopatia, ovviamente però a cascata rispetto a una normativa nazionale rispetto alla quale bisogna essere chiari. Non si fa cassa con delle misure che possono danneggiare la salute dei cittadini. A livello regionale anche negli anni precedenti è stata approvata una normativa che crea un contesto e un quadro che deve consentire e può consentire una lotta seria alla ludopatia. Il problema oltre che di carattere sociale è però di volontà e di spinta da parte della politica, dell'indirizzo politico, per rendere queste norme veramente efficaci, veramente produttive sotto il profilo poi del risultato, perché non basta scrivere una norma, non basta scrivere un regolamento, poi i controlli devono essere svolti in modo costante, ovviamente, come diceva il collega, il candidato Marrone di Dalmazio, insieme ad un'attività di formazione, soprattutto nelle scuole, che non può assolutamente mancare se si vuole debellare il fenomeno in modo radicale. E torniamo alle domande dei cittadini teramani, andiamo ad ascoltare cosa chiedono ancora. Certo, io chiedo a questi candidati sindaci, al futuro sindaco di Teramo, una città più, a parte il discorso che ormai si sa della pulizia, ecco, una città dove ci sia una sicurezza pubblica per tutti, perché questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Pulizia e sicurezza, comincia a rispondere Gianguido D'Alberto. Sulla pulizia il tema è centrale,
attiene appunto alla, anche qui, un po' come la cura del verde pubblico, alla cura del territorio, ad un'attività che deve essere svolta in modo puntuale dalla Teramambiente in particolare, che ha un ruolo fondamentale sull'attività di spazzamento delle strade, di cura, ma anche con diciamo così, un ruolo da parte del Comune di creare delle condizioni e delle situazioni affinché il territorio possa essere mantenuto in condizioni di pulizia. È chiaro che su quello la responsabilità spetta soprattutto in capo agli organi e alla società che deve appunto attraverso l'attività di spazzamento, attraverso una gestione, una cura del territorio e dei rifiuti in modo efficace e pieno. Su questo il nostro impegno sarà assolutamente centrale. Sulla sicurezza noi dobbiamo in primo luogo impegnarci per potenziare ad esempio il corpo della Polizia Municipale, che oggi vive una situazione di grande difficoltà di organico e non riesce a coprire tutte le attività delicate e importanti sul territorio. Dobbiamo finalmente attivare tutta una serie di sistemi di videosorveglianza che abbiamo introdotto nelle varie aree sensibili del nostro territorio e che sono rimaste in modo incomprensibile ancora ferme, quindi non c'è stata una risposta in questi termini, e dobbiamo sottoscrivere e stipulare con gli organi preposti, penso alla prefettura e alle altre forze di polizia, delle convenzioni che consentano di mantenere un livello di sicurezza e un livello di serenità su un territorio dove esistono fenomeni di criminalità, ma dove tuttavia, dobbiamo dire la verità, resta la nostra città una città comunque vivibile. Candidato di Dalmazio per pulizia e sicurezza, qual è il suo pensiero? Sulla pulizia si va su un tema che deve essere affrontato e che deve essere centrale. La società, cioè la Team, deve essere oggetto di una profonda e radicale rivisitazione sotto il profilo gestionale, sotto il profilo operativo, sotto il profilo funzionale, sotto il profilo strategico. La Team è una delle realtà, anche da un punto di vista dell'occupazione, più importante del territorio, se non la più importante, rischia di avere un futuro assolutamente nero se non si dà una strategia nell'ambito delle future politiche dei rifiuti, ma in ogni caso nell'immediato deve essere oggetto di una profonda revisione, di una profonda cultura gestionale che va assolutamente rivista e che può determinare maggiore efficienza e può determinare maggiore risparmio con abbassamento delle tariffe. Non è possibile che in una gestione così ipertrofica di dipendenti, così piena di dipendenti, densa di dipendenti e di situazioni, si proceda ulteriormente ad assunzioni, seppur temporanee, si proceda con una gestione che poi non assicura puntualmente un servizio efficiente. Sulla TEAM bisognerà aprire un focus sia in termini strategici sia in termini di interventi immediati a beneficio dei cittadini e dei servizi che essa rende. Per quanto riguarda la sicurezza, detto che va fatto ogni sforzo di raccordo a livello istituzionale con la prefettura e con gli organi preposti alla tutela della pubblica sicurezza, c'è un dato però: maggiore è la qualità urbana, e questo non è un dato che dice Mauro Di Dalmazio, è un dato oggettivo che viene fuori dall'analisi delle città, maggiore è la qualità urbana, maggiore è la vitalità, maggiore è il presidio da parte della comunità di quei territori, minore il rischio di infiltrazione di microcriminalità. Quindi dobbiamo riportare a rivitalizzare i nostri quartieri, la nostra città, a renderle vive, a renderle decorose, a renderle vivibili, perché questo rappresenta comunque un terreno meno accogliente per i fenomeni di microcriminalità. Capitolo università, una realtà ovviamente importante per questo territorio. Per molti questa realtà rimane un'eccellenza cresciuta e sviluppatasi per esclusivi meriti propri. Cosa farebbe da sindaco di questa città per invertire tale rotta e per cooperare in maniera diversa e migliore? Mauro Di Dalmazio. Sull'università c'è un discorso da fare. Teramo è ed è soprattutto stata una città universitaria, per chi come me ha studiato a Teramo, oltre che essere nato a Teramo, vissuto a Teramo, una vecchia università che era tra le altre cose molto vicino a casa mia, e era un'università che viveva, che era perfettamente integrata, in cui anche gli studenti avevano un livello di integrazione nel tessuto sociale straordinario. Chi ha qualche anno
In più ricorderà che c'era una integrazione straordinaria e l'università era anche attrattiva. Sono cambiati i tempi, è cambiato completamente il discorso universitario, certo che rappresenta una risorsa, ma perché sia una risorsa reale non basta dirlo. Allora dobbiamo riconoscerci reciprocamente città e università, non lavorare come due istituzioni separate, trovare le ragioni di connessione, creare degli spazi, e io li creerei in città perché le attività universitarie vanno in parte riportate in città, e questo è un tema che va sviluppato, e cioè di aspetti per cui uno studente dalle biblioteche alle meroteche a tutte le attività che devo fare le trova in città, beh, potrebbe portare ad una maggiore integrazione della popolazione studentesca nella città. Poi c'è un problema di servizi che va dai collegamenti, va dai servizi sportivi, dai servizi ricreativi, perché Teramo ritorni a esserle, perché adesso diciamolo, al di là del polo agroalimentare, del polo veterinario e del polo alimentare, oggi Teramo non è una città che vive l'università come una risorsa straordinaria. Lì bisogna intervenire, ma bisogna intervenire con interventi di questo genere e, ripeto, creando servizi, ragionando e da tutte e due le parti, non guardandosi come due poli differenti e due entità differenti. Gian Guido D'Alberto. Sì, io credo invece che purtroppo in questi anni alla domanda se Teramo è o non è una città universitaria una risposta non sia stata data, e credo che sia giunto il momento di darla. Teramo deve essere, deve diventare la sua compiutezza una città universitaria, ma perché se Teramo deve essere riqualificata come capoluogo di provincia non può che partire da ciò che la rende capoluogo di provincia. E l'università è un punto centrale, non è tanto e non è solo una questione di una questione logistica di università in centro, noi parliamo più di università al centro, cioè al centro dell'azione politica, al centro di un programma di governo che deve ripartire dall'università come uno dei punti di riferimento, se non il punto di riferimento centrale per il rilancio di Teramo come città capoluogo di provincia. C'è un problema logistico, quindi di collegamenti soprattutto con le parco e con l'università, ma non può essere ovviamente esaurito su questo punto la questione del rapporto con l'università. È una questione invece sia sul piano che deve essere fondata sia sul piano istituzionale, perché è vero che deve crearsi un'osmosi tra la città e l'università, che devono riconoscersi reciprocamente, ma si deve costituire anche un tavolo istituzionale permanente nel quale dialoghino costantemente comune e università. Guardate, l'università non può fare a meno del comune di Teramo se vuole essere competitiva sul piano regionale, perché l'università, il nostro Ateneo, si gioca il futuro, e senza il sostegno del comune di Teramo istituzionale e politico questo non lo potrà ottenere. Allo stesso tempo la città di Teramo senza l'università non potrà ritornare a essere quel capoluogo di provincia che noi vogliamo che sia, quindi un tavolo istituzione permanente, e dobbiamo creare le condizioni affinché soprattutto il centro della città sia vissuto dagli studenti universitari, sono d'accordo, con una serie di azioni, di biblioteche, con una serie di luoghi dove vivere reciprocamente il rapporto tra università e comunità teramana. E continuiamo a parlare di giovani, forse di quelli leggermente più giovani degli studenti universitari, perché saranno diversi quelli che andranno a votare per la prima volta in questa tornata elettorale. Che attenzione riservate loro e ai giovani in particolare? Prego D'Alberto. Sì, sulle politiche giovanili noi abbiamo insomma, nel programma una serie di azioni che sono proprio rivolte all'attenzione appunto dei giovani della nostra città. Pensiamo a una serie di interventi relativi al co-working, pensate a una serie di interventi relativi alla formazione anche all'interno appunto delle scuole che va attenzionata, che va potenziata. Io ai giovani che si apprestano a votare insomma le prossime elezioni rivolgo un invito
con grande forza ad approcciarsi però soprattutto alla politica, a questa prima occasione di voto, con un grande senso di responsabilità, perché il vero problema che noi abbiamo è appunto il disinteresse rispetto alla politica, una scarsa fiducia che viviamo soprattutto rispetto ai più giovani. Questo rapporto di fiducia va costruito, va ricostruito, perché non è accettabile, non è possibile che oggi ci sia questo allontanamento derivante dalla mancanza di fiducia. È una responsabilità soprattutto della politica quella di rappresentare e rappresentarsi di fronte a chi per la prima volta si appresta ad esprimere il proprio consenso in modo credibile, in modo serio, in modo consapevole, perché il voto sia effettivamente un voto consapevole. Ecco, questo è l'invito che io faccio a chi si appresta per la prima volta ad esprimere il proprio consenso per una comunità cittadina, questo penso che accomuni tutti i candidati, che lo facciano, che si esprimano in modo informato e consapevole, perché devono fin da subito percepire che il momento del voto è un momento fondamentale per il futuro della democrazia, di una città e di un paese nel suo complesso. Candidato di Dalmazio. Politiche giovanili devono essere in realtà delle politiche di opportunità che si creano, di opportunità e di speranza. Se vogliamo parlare realmente ai cosiddetti millennials o comunque ai cosiddetti giovani che si affacciano oggi per la prima volta, innanzitutto dobbiamo trovare i codici di comunicazione, che sono importantissimi, altrimenti parliamo due linguaggi differenti. E a mio parere l'unico è quello di creare una città che dia speranze per un futuro, e cioè una città che ritorni a essere ambiziosa, una città che creda in se stessa, una città che si dia una prospettiva di grande città che possa ingenerare nei giovani la voglia di sprigionare le energie che hanno. E per far questo però dobbiamo creare le opportunità, oltre a creare quelle condizioni. Le opportunità sono quelle per cui un giovane che oggi esce, che ha un bagaglio di conoscenze molto più ampio di quanto ne avevamo noi alla stessa età, per la globalizzazione delle informazioni, e quindi ha molte più risorse intellettuali e di conoscenze, possa avere l'opportunità di sprigionare quello che ha dentro, in termini di energie, in termini di creatività e in termini di partecipazione. Del coworking abbiamo detto tante volte, il riuso degli immobili pubblici, in disuso, in abbandono, in dismissione, attraverso il coinvolgimento dei privati, per creare degli spazi che diano opportunità a costi bassi per iniziare delle attività professionali, delle attività di impresa, è fondamentale. Defiscalizzare ogni iniziativa di startup giovanile sotto i 30 anni, e cioè trovare le risorse per dirgli: tu vuoi intraprendere, tu hai un'idea, tu puoi farlo, io ti aiuto in questo senso. Il tutto all'interno di una città che abbia qualità della vita, opportunità anche ricreative sane, e che possa veramente generare la speranza e soprattutto la voglia di rimanere in questa realtà. Lavoro, opportunità e possibilità di sprigionare creatività e energia. E in chiusura veniamo a quello che io ho definito lo spazio Marzullo, ovvero fatevi una domanda e datevi una risposta, nel caso specifico reciproca, permettetemi questa battuta, in una trasmissione un po' ingessata da quelle che sono le regole della par condicio. Allora inizia Mauro Di Dalmazio a fare la domanda a Gian Guido D'Alberto. Ma chi te l'ha fatto fare a riprenderti il PD? Questa è una domanda a cui rispondo con grande chiarezza. Il mio progetto è iniziato con grande forza e chiarezza come un progetto di discontinuità netta rispetto all'esperienza politica del modello Teramo, un'esperienza politica degli ultimi almeno dieci anni, nel corso dei quali ho fatto opposizione sia all'interno del Partito Democratico che fuori, ed è un progetto che è nato con grande forza come progetto civico, un progetto civico perché vuole invertire il rapporto tra la politica e le istituzioni e il cittadino, mettendo al centro il cittadino rispetto alla politica e alle istituzioni, cioè l'esatto contrario di quella che è stata l'esperienza amministrativa degli ultimi anni in questa città, quindi forte, netta, credibile discontinuità. Un progetto aperto a tutte le forze civiche e politiche, perché io non credo che ci sia una rottura netta tra il civismo e la politica. Spesso le forze civiche possono rieducare i partiti politici. Una cosa è chiara:
La linea tracciata dal candidato sindaco Gian Guido D'Alberto è una, e tutte le forze politiche che appartengono che hanno deciso di sposare questo progetto devono seguire questa linea, sia forze civiche che forze politiche. L'adesione è un'adesione ad un progetto chiaro che si basa su un programma chiaro, che è un programma per Teramo, di discontinuità netta. Io credo che dopo il 4 marzo tutti i partiti politici, soprattutto di un'area di centrosinistra, abbiano compreso gli errori che sono stati commessi nel passato, ed è un'occasione di rilancio per tutta un'area alternativa a chi ci ha amministrato fino adesso. Ci sono delle esperienze assolutamente positive nel territorio nazionale, penso a Padova, penso a Milano, dove il civismo si è coniugato con le forze politiche e i benefici per la città sono stati invece straordinariamente, le risposte per la città sono state assolutamente positive. Alberto, faccia la domanda a Mauro Di Dalmazio. Io faccio una domanda altrettanto cattiva a Mauro Di Dalmazio. No, la mia era, non era cattiva. Altrettanto cattiva. Era affettuosa. Perché ti chiedo se è vero sostanzialmente che la candidatura alternativa, diciamo così, ad un'area di centrodestra derivante dalla centrodestra, che è quella di Gian Donato Morra, era stata sponsorizzata anche dal tuo gruppo in una prima fase, e per quale ragione c'è stata successivamente questa rottura che poi si è concretizzata con la tua candidatura il 29 aprile? Molto semplice, è assolutamente vero, nella misura in cui pensavamo, per i trascorsi che c'erano stati, e cioè il fatto che comunque Gian Donato insieme alle sue forze erano in netta critica rispetto alla gestione dell'ultima amministrazione, tanto che noi ne eravamo usciti e loro non avevano partecipato negli ultimi 3 anni, potesse rappresentare l'elemento di discontinuità e un progetto di discontinuità. Così non ci è apparso dopo, ci è apparso invece legittimamente, abbia scelto un processo di continuità, non era il nostro, e quindi noi siamo andati con un progetto realmente civico. Un progetto realmente civico perché non ha padrini, padroni né forze politiche a cui rendere conto, non le ha, è innestato esclusivamente sulla città, non è un problema di aggettivo civico. È un problema di obiettivo. Il civismo declina in questo caso un obiettivo. L'obiettivo è solo Teramo. Non abbiamo partiti ai quali dover rendere conto, non abbiamo logiche sovracomunali, non abbiamo logica sovraregionale. La mia domanda affettuosa era perché io avrei visto molto, molto meglio un tuo progetto senza riabbracciare il PD da cui eri uscito e con il quale avevi fatto una rottura, perché avrebbe avuto una caratterizzazione diversa. Io ti auguro di riuscire a rieducare. E come dire, in questo senso il PD, se riesci nel frattempo già a rieducare qualche tuo compagno di viaggio, tipo il presidente D'Alfonso ad esempio, a lasciare una delle due poltrone che sta occupando, io ti faccio l'augurio e sono con te. Detto questo, il nostro percorso è netto e chiaro, e ripeto, la mia domanda nei tuoi confronti era una domanda non cattiva ma affettuosa, perché la stima nei tuoi confronti era tale da, come dire, da pensare di poter costruire, che tu potessi costruire un'alternativa. Sono venuti con te, è tornato con te il Partito Democratico, a mio parere un fardello per il tuo progetto, ti auguro di riuscire a fare quello che tu ritieni, te lo auguro nell'interesse della città di Teramo. Peccato la par condicio, perché mi scapperebbe una domanda da farvi a tutte e due, ma non posso, viste le regole che la par condicio impone anche a noi giornalisti in questo caso. Siamo alla fine di questa trasmissione, se volete, ovviamente non è obbligatorio, ma se volete avete una frase. Prima di giovane. So neanche l'età, che differenza d'età ci sia tra voi. Prego, Gian Guido D'Alberto, qual è la frase che ci lascia oggi alla fine di questa trasmissione? C'è anche il cancelletto, qui siamo come a scuola, D'Alberto, se si sbaglia si può cancellare. La volta buona è il messaggio che ci lascia Gian Guido D'Alberto. Prego, Mauro Di Dalmazio. Visto che per noi Teramo è una passione, lavoriamo per una passione, io direi facciamo così. Ecco, abbiamo rispettato pure la par condicio nell'errore, benissimo. Ha cancellato anche Mauro Di Dalmazio, che ci scrive: Teramo un'emozione. Allora, Teramo un'emozione. Senza emozione non si fa nulla. Teramo un'emozione per Mauro Di Dalmazio, la volta buona per Gian Guido D'Alberto. Io li ringrazio ovviamente, grazie. Grazie a voi. Gian Guido D'Alberto, candidato sindaco Insieme Possiamo, Mauro Di Dalmazio, candidato sindaco Far Grande Teramo. Buon proseguimento e grazie anche a voi per l'attenzione. Arrivederci.